Salve a tutti amici, sono qui per fare una piccola demo dimostrativa e comparativa tra la Valley Hearts Standard Pro del 1991 e la Music Man Luke Original Model del 1994. Allora, le due chitarre si differenziano innanzitutto per la conformazione proprio delle chitarre stesse, perché la Valley Hearts è scala corta, 24 tasti e quindi body che è 7 ottavi. I pickup sono gli originali degli MG del 1991, un MG85 al ponte e due single coil SA. Dotata di pot volume, pot tono, selettore 5 posizioni e ponte Floyd Rose Color. Il body è in acero leggero, mentre il manico è in acero e la tastiera è palissandro. Le meccaniche sono delle Schaller marchiate, Valley Hearts. Ok, sentiamo. Pick up al manico. Manico più centrale. Centrale. Centrale e humbucker. Humbucker. Centrale e manico. Manico. Sentiamo qualcosa con il suono distorto. Manico. Manico e centrale. Centrale. Centrale ed humbucker. Humbucker. Passiamo adesso alla Music Man Luke del 94. Ecco, la chitarra invece ha il body, questa chitarra ha il body in ontano, Floyd Rose Schaller, manico in acero Bird's Eye di alta qualità, meccaniche Schaller, tastiera palissandro. Ok. Sentiamo prima la chitarra in clean, pick-up al manico. I pick-up sono due SA57 che furono realizzati apposta per questa chitarra e l'MG è sempre un 85. Selettore 5 posizioni, la chitarra monta solo pot del volume. Adesso faccio ascoltare manico più centrale. Centrale. Centrale.
centrale più humbucker. Humbucker. Manico. Manico più centrale. Centrale. Centrale più humbucker. Humbucker. Beh, da quello che potete già sentire, la Luke ha un suono più stratoso con i due single coil, probabilmente dovuto anche alla conformazione della chitarra stessa, in quanto è scala piena, quindi 8 ottavi, invece la Valley Arts 7 ottavi e ha 24 tasti. La posizione dei pickup rispetto alle corde e ai pickup stessi ha maggiore distanza nella Luke e minore distanza nella Valley Arts, quindi una distanza più ravvicinata. Questo comporta anche un cambio di suono, oltre che linee differenti. Sentiamo con il sound distorto, pickup al manico. Pickup manico più centrale. Pickup centrale. Centrale più humbucker. Humbucker. Sentire la forte differenza che ho riscontrato proprio nell'utilizzo del pickup centrale in combinazione con il pickup al manico. Utilizzo un sound, diciamo, vicino al sound Marshall, Marshall Plexi, al quale sono molto legato. Quindi centrale più manico. Adesso con la stessa combinazione di suono farò la stessa cosa sulla Valley Arts. Pickup centrale più manico e sentirete che il suono è totalmente differente, nonostante i pickup siano pressappoco gli stessi. Quindi è tutta una stronzata, scusate il termine, il fatto che gli MG hanno il loro suono su tutte le chitarre. Una cagata pazzesca, come direbbe qualcuno. Notato sensibilmente, qui gli acuti mancano, di conseguenza dobbiamo intervenire sull'amplificatore oppure sul pedalino. Ora proviamo ad aumentare gli acuti, i treble. Ok, grazie ragazzi, alla prossima, ciao.